importante per i punti. Sì, era importante, venivamo da un punto in due partite, avevamo fatto delle buone prestazioni ma volevamo tornare alla vittoria, e così è stato, quindi siamo molto felici. È stato facile o più facile, difficile del previsto? No, è stato difficile, ma lo sapevamo, il Mezzolari è una squadra che gioca bene, propositiva, e quindi ci ha messo difficoltà, siamo riusciti a fare una buona prestazione, poi secondo me dobbiamo sfruttare meglio qualche contropiede per chiudere la partita, invece abbiamo un po' sofferto fino alla fine, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ecco, una riflessione, Tommaso, in alcune partite precedenti non giocando bene si riuscite a fare il massimo, nelle ultime due partite invece giocando un buon calcio, con Serravezza per esempio, non siete invece riusciti a fare il risultato. Oggi siete ripartiti dando anche invece dimostrazione di poter giocare nonostante le tante assenze, forse sono mancate proprio davanti il colpo risolutore proprio per l'assenza di Brega, per Dani Russo. Sicuramente il calcio è un po' così, non è che tu raccogli sempre nei momenti in cui meriti di raccogliere, quindi abbiamo probabilmente ottenuto qualcosa in più in alcune partite, vedi Marignano con la Bagnolese, abbiamo raccolto qualcosa meno forse con il Serravezza, e oggi invece abbiamo fatto una buona partita secondo me. Sicuramente le assenze sono pesate perché abbiamo grandi giocatori che oggi non c'erano, però penso che tutta la squadra oggi abbia dimostrato di essere all'altezza della situazione. Grazie.